Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lunedì scorso al cassetto della scrivania in appena 24 ore. A mettere una pezza sul provvedimento ci pensa il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, che raccogliendo mal di pancia vari ha messo in stand-by il decreto ministeriale. Mai nessun grande fratello fiscale verrà introdotto da questo governo e apre spiragli su imminenti modifiche. Ogni settimana una notizia d'attualità per approfondirla attraverso gli articoli più importanti pubblicati su quotidiani, siti internet e agenzie di stampa. Io sono Simona Sacconi e questo è Fabi Weekend, il podcast della Fabi che ogni settimana racconta per voi l'attualità, dall'Italia e non solo. In questa puntata parliamo di redditometro. Partiamo dall'inizio. Cos'è e quando nasce il redditometro? Ce lo spiega Fanpage con Luca Pons. È un metodo con cui l'Agenzia delle Entrate può calcolare il reddito accertabile di una persona, analizzando tutte le spese registrate. Se una persona e la sua famiglia hanno speso molto più di quanto hanno dichiarato, potrà scattare l'accertamento. Il sistema esiste da tempo, ma era stato ampliato soprattutto tra il 2010 e il 2013. Il fisco aveva chiarito che lo strumento serviva a individuare i finti poveri e quindi l'evasione spudorata, cioè quella di contribuenti che, pur evidenziando un'elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. Nel 2018 il redditometro era stato sospeso con il decreto dignità. Come viene ricostruito il reddito complessivo? Lorenzo Stasi, sul Domani, scrive che non è tanto il meccanismo in sé la vera novità del decreto, quanto l'individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva, cioè una serie di indicatori contenuti in una tabella allegata allo stesso decreto che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per determinare il reddito complessivo. Dai generi alimentari all'abbigliamento, dalle case agli elettrodomestici, fino alle spese per i trasporti. Ma passeranno sotto le lenti del fisco anche le spese per il mutuo, gli abbonamenti televisivi, i giochi, le automobili, le azioni. Il nodo, scrive Giuseppe De Filippi sul Foglio, non è nella possibilità di cercare chi ha un tenore di vita molto superiore a quello ragionevole in base al suo reddito, ma è nell'automatismo dell'applicazione sanzionatoria in base a ciò che viene determinato da quella griglia di possibili spese. Con il livello di conoscibilità delle transazioni e delle operazioni finanziarie dei contribuenti, raggiunto dalle tecnologie già a disposizione dell'agenzia, il redditometro vecchio stile non è di grande utilità, se non per una specifica e importante categoria di evasori, e cioè quelli totali. Sul Corriere della Sera un bel pezzo di Monica Guerzoni che racconta tutti i malumori politici circolati nei corridoi dei palazzo, a partire dal vertice d'urgenza convocato da Meloni per recuperare lo scivolone del suo sottosegretario Leo. Una via d'uscita tecnica e politica per provare a invertire una narrazione che la leader ritiene disastrosa. Tajani e Salvini si trovano dalla stessa parte e alzano i toni. Il primo contestando l'errore e l'altro gridando all'orrore, entrambi per lucrare consensi dal passo falso della Premier. È lei che ci mette la faccia e gira il video del dietro front. Resta l'imbarazzo di una norma pubblicata in Gazzetta senza che né il ministro Giorgetti né Meloni ne sapessero nulla. Dello stesso avviso Alessandro Sallusti, sul Giornale, che scrive: non si capisce come un decreto ministeriale tanto delicato e potenzialmente divisivo possa essere finito in Gazzetta Ufficiale e quindi diventare legge senza che nessuno ne sapesse niente, almeno apparentemente.